Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 1 luglio. Allora, il tema resta ancora per tutti quanti le prime pagine dei giornali la questione dell'immigrazione e il fatto che gli italiani hanno provato a fare buh, ma non ci sono riusciti. E secondo me i titoli più azzeccati sono quelli dei giornali di centrodestra, Libero e La Verità, che danno il senso di quello che è avvenuto. Libero, governo di pecoroni, con pezzo di Vittorio Feltri. E invece La Verità, con un pezzo di Maurizio Belpietro con i rispettivi due direttori, porti aperti agli immigrati. Il concetto di Belpietro e di Feltri molto simile è che in realtà dopo la presa di posizione di ieri, che si diceva che avremmo fermato, chiuso i porti, blocchi navali, avremmo fatto queste robe qua, insomma, ha parlato Del Rio, che è il ministro che si occupa dei trasporti, e contro il parere di, evidentemente alcuni dicono, di Minniti, ha detto: ma di che stiamo parlando? Qua si deve fare tutto come prima, perché l'accoglienza, insomma, è inutile che vi sto a fare bla bla sull'accoglienza che conoscete bene. In un'intervista al Fatto Quotidiano, La Torre, che è un deputato del PD, dice una cosa diversa, cioè continua su questa tesi che bisogna deviare le navi delle ONG che non battono bandiera italiana verso i porti delle rispettive nazioni, quindi Spagna, Francia, eventualmente Germania, non so come, beh, insomma, e Malta, certamente. Questo dice La Torre in un'intervista al Fatto. Repubblica e Corriere continuano invece ancora con l'idea che noi qualcosa dovremmo fare. Si capisce benissimo però da tutti quanti i giornali che l'Europa non farà nulla e che le richieste italiane sono del tutto velleitarie se pensano di essere, come possiamo dire, accolte dall'Unione Europea, che se ne strafotte. Già la cosa che hanno detto è che il prossimo vertice europeo sarà un vertice informale, quindi non si potranno prendere decisioni. Uno si chiede: che cacchio vi vedete a fare se i vertici li fate informali? Formali, non potete prendere decisioni, così a prendervi il tè in Estonia? Beh, fatelo comunque. L'altra cosa che io trovo stupenda è che nel vertice che c'è stato nei giorni scorsi, Juncker e la Merkel hanno detto: Italia e Grecia non vanno lasciate sole. A me mi verrebbe da dire: ma va a quel paese. Italia e Grecia non vanno lasciate sole, cioè il trionfo della retorica politicamente corretta europea. Non vanno lasciati soli gli immigrati, non va lasciata sola l'Italia, non vanno lasciata sola la Grecia, non vanno lasciate sole, cioè, nessuno va lasciato solo. Sostanzialmente il cetriolo ce l'hanno gli italiani. Io non so come fare, non so come dirlo, però io un'idea ce l'avrei e ve la sottopongo. E la sottoporrò forse al mio direttore. Bisognerebbe fare la seguente cosa: bisognerebbe permettere che l'Italia diventi una specie, non tanto evitare che arrivino in Italia, ma una specie di grande piattaforma per arrivare in Europa, cioè agevolare il passaggio dall'Italia alla Francia, all'Austria, alla Svizzera. Facciamoli andare là, facciamoli andare migliaia di persone, perché come Matrix ha testimoniato, sono addirittura i poliziotti e le guardie di frontiera italiana che bloccano i nostri clandestini che vogliono andare dall'altra parte dell'Europa. Vabbè, sull'immigrazione quindi c'è poco e niente se non questa chiave di lettura. Su Woodcock, ovviamente, c'è l'interrogatorio della Sciarelli, sorridente, così contenta la signora Sciarelli di aver parlato con Lillo il giorno prima in cui il segreto è stato violato sui giornali, cioè sul Fatto. Lei sorridente perché non ha nulla da dire, perché c'ha l'investitura non solo di essere la fidanzata di Woodcock, ma di essere la donna, diciamo, politicamente accettata da tutti quelli che contano. Ma io godo perché oggi soltanto sul giornale Woodcock ha perso una causa contro Annalisa Chirico, ha perso una causa e ha dovuto, e la causa di questo Woodcock, per un pezzo che ha fatto la Chirico, gli aveva chiesto 290.000 euro. Voi ditemi un po' voi se 290.000 euro è una richiesta di risarcimento legittima, interessante, possibile nei confronti di un giornalista, non di Bill Gates, di una giornalista. Woodcock ha perso questa causa civile, ci godo come un riccio e dovrà pure pagare le spese processuali. Fantastico. Andiamo su cose un po' più leggere. No, ultima cosa politica oggi, sondaggi sia sul Corriere sia su Repubblica, ve la faccio breve. Il centrodestra, se si unisce Forza Italia e Lega, cosa tutt'altro che facile,
dovrebbero arrivare al 28-29%, su questo concordano i sondaggi, mentre tra Repubblica e Corriere della Sera i dati del PD sono tra il 28 e il 26 e quelli del Movimento 5 Stelle tra il 26 appunto e il 28. Quindi in realtà il centrodestra unito, e questa è la tesi di tutti i sondaggisti, è stravincente, senza calcolare che c'è un altro 4% dei Fratelli d'Italia che porterebbe il centrodestra sopra il 30%, 30%. Questa è l'idea dei sondaggi di oggi, insomma sta un po' cambiando il clima. Poi, vabbè, Cantone fa la sua intervento su Repubblica, tutto sommato di una mosceria pazzesca sulla questione appunto giornalisti intercettazioni. Due cose che mi sono divertite, che oggi è sabato d'estate, magari vi vale la pena di leggere. Beh, una è sempre sul giornale la sconfitta di Nike, perché la società che produce scarpe, come tutti voi ben sapete, a un certo punto ha dovuto cedere e dovrà andare anche lei su Amazon, il grande piattaforma, il grande supermercato digitale, perché Adidas gli stava facendo un mazzo così. I millennials compravano solo Adidas e non Nike per il semplice motivo che Nike non voleva andare su Amazon. Questo sia di insegnamento ai nostri purtroppo grandi marchi. Bello il pezzo di Michele Masneri su San Francisco del 67, di 50 anni fa, la San Francisco degli hippie, della canzone Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, e degli American Papas, insomma, quell'America hippie degli anni prima del 68, e a me diverte, non ero ancora nato, ma la eco di quell'America e di quella California hippie ci diverte a tutti quanti. Oggi l'ultima cosa che, anzi, le ultime due cose che vi voglio dire, beh, insomma, è una grande occasione sprecata l'intervista a Raffaella Carrà, che per me è un mito, non solo degli anni 80, ma le sue canzoni sono incredibili, i suoi vestiti, i suoi gesti. Ogni tanto, lo sapete che su questa pagina di Facebook vi pubblico qualche canzone, qualche video di Raffaella Carrà. Ha preso un premio che si chiama World Pride 2016, cioè sostanzialmente la madrina degli omosessuali, che va benissimo perché lei lo dice in questa intervista, è sempre stata vicina e ha sempre scatenato i loro entusiasmi. Ma la cosa che mi diverte è che questa qua è tutta contenta di aver preso il premio, è tutta orgogliosa di essere vicina agli omosessuali, alla comunità gay, ma poi non ci va a prendere il premio, è andata in ambasciata a prenderlo, non si presenta a Madrid alla festa per il premio. Allora io dico, ma allora già i premi non bisognerebbe prenderli mai, non si ricevono i premi, ma porca puttana, ti danno un premio, vacci, oppure non fai una pagina intera sul Corriere della Sera e poi nell'ultima riga dico, ma scusa, ma non sono andato a prendere il premio, cioè quanto sono amico, quanto sono bello, la mia storia, eccetera. Intervista che poteva ovviamente essere un po' migliore, ma comunque diciamo che è sempre divertente leggere la Carrà, e non va a ritirare il premio. Straordinario, numero uno, soltanto Raffaella Carrà. Di banche oggi parlo e del salvataggio delle Venete, è troppo lungo parlarne qua, in genere non parlo dei pezzi che scrivo io sul giornale, però vi assicuro che tra poco, sia su Facebook sia sul mio sito nicolaporro.it, vedrete tutti i numeri, quelli che non vi hanno mai detti, sul salvataggio delle due banche venete. Non c'è un giudizio di valore, leggete i numeri e poi voi stessi date un giudizio su quel salvataggio, se è inevitabile, se era evitabile, se ci costa, se non ci costa. Tutto questo sul sito nicolaporro.it. Ciao.